Allora, cominciamo con questa immagine che simboleggia una cometa che qualche miliardo di anni fa ha seminato la vita sulla Terra. Non è detto che sia andata proprio così, ma diciamo che è un'ipotesi scientifica abbastanza accettata e accreditata da molti, che siano state delle comete che, transitando nel nostro sistema solare, abbiano, come dire, inseminato il nostro pianeta con la vita. E partiamo subito con una citazione di Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky era un maestro elementare vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, che scrisse: la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere nella culla per sempre. Quindi è stato, diciamo così, un precursore dell'astronautica e di quello che potrebbe essere appunto l'espansione della civiltà nello spazio, che è il tema del libro che oggi presento. La vita, come sappiamo, è iniziata nel mare, questo è abbastanza certo. Dopo qualche, diciamo, milione di anni è uscita dal mare e si è espansa sulla terraferma. Questo mi dà fastidio e quindi lo spengo. È uscita dal mare e si è espansa sulla terraferma e adesso, vabbè, io ho simboleggiato questo evento con questo animale che è molto probabilmente è un animale molto più complesso di quello che furono i primi organismi che uscirono dal mare, che erano poco più degli agglomerati cellulari, che non avevano neanche una pelle per difendersi dai raggi del sole. Bisogna pensare che all'epoca sulla superficie terrestre non c'era atmosfera praticamente, o meglio c'era atmosfera ma non c'era ossigeno, e quindi questi organismi che uscirono dal mare morirono a milioni, a miliardi, e fu proprio il loro la decomposizione di questa materia organica che creò l'humus, che diede poi origine alla vita vegetale e successivamente a tutto quello che è stato l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Allora, io adesso voglio prenderla un po' alla larga, partendo dal cosmo, giustamente, perché siamo immersi in un'ecologia cosmica e non solamente in un'ecologia planetaria, facendo vedere quella che è il nostro sistema solare visto un po' da lontano, da quella che viene chiamata la cintura di Kuiper, che è una cintura di asteroidi e cometoidi che circonda tutto il nostro sistema solare, come vedete, oltre l'orbita di Nettuno. Più fuori ancora c'è la nube di Oort, che è un ammasso. In pratica, ecco, vedete, il sistema solare è quel puntino giallo all'interno, una gigantesca palla di neve composta da miliardi di comete, in pratica di comete che sono sostanzialmente dei grossi pezzi di ghiaccio dentro ai quali ci sono i componenti della vita, sostanzialmente carbonio e altre cose. Io faccio il paragone con un uovo. Quindi praticamente abbiamo la nube di Oort, che è come fosse il liquido amniotico, la cintura di Kuiper che sta più all'interno, e il sistema solare, il nostro sistema solare, come il tuorlo, diciamo, dell'uovo. Entrando, zoomando, diciamo, all'interno, troviamo Giove, il sistema, l'orbita di Giove e tutto quello che c'è dentro, quindi Marte, Terra, Venere, Mercurio, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, ripetiamo questa analogia dell'uovo. Questo è il sistema solare che ci insegnano a scuola, con 8-9 pianeti con la loro orbita bella precisina e
diciamo, la cintura degli asteroidi si intravede appena in mezzo tra l'orbita di Marte e quella di Giove, sembra una cosa da niente. In realtà questa è una visione più realistica del sistema solare, diciamo, all'interno dell'orbita di Giove, dove sono messi in evidenza gli asteroidi della cosiddetta asteroid belt, che riempie praticamente tutto lo spazio che c'è tra l'orbita di Marte e quella di Giove. Giove, per la mitologia greca è il padre degli dèi, funziona un po' come un guardiano per il sistema solare interno, perché con la sua grande massa è in grado di catturare degli oggetti, diciamo, di una certa dimensione, come qualche cometa piuttosto grossa che nel 96, mi pare fosse la Schumacher-Levy, andò a impattare proprio su Giove. I buchi si vedono ancora adesso nell'atmosfera di Giove. Pensiamo cosa avrebbe potuto fare quell'oggetto lì se fosse entrato nel sistema solare interno, avrebbe creato un bel po' di scompiglio. Quindi da un lato Giove è protettore del sistema solare interno, dall'altra è anche, funziona un po' da stimolo, nel senso che intorno a Giove ci sono due punti che vengono chiamati, sono due punti di Lagrange, perché fu Lagrange a scoprire questo tipo di condizione astronomica. Sono i punti in cui l'attrazione del pianeta Giove si bilancia con quella del Sole, e quindi sono due punti in cui se ci si mette qualcosa rimane lì, più o meno rimane lì. Diciamo che parecchi asteroidi si raccolgono in questi due punti, chiamati greci e troiani, e siccome comunque parliamo di asteroidi, quindi un qualcosa di estremamente instabile, succede che ogni tanto qualcuno scappi e per effetto flyby, quindi effetto sonda, intorno a Giove venga sparato dritto nel sistema solare interno. E quindi così hanno origine i cosiddetti Near Earth Asteroid, cioè gli asteroidi vicini alla Terra, che ogni tanto passano vicino e anche molto vicino. E qualcuno di questi sembra che abbia impattato in passato col nostro pianeta, in particolare una sessantina di milioni di anni fa, causando, dicono, l'estinzione dei grandi sauri del Pleistocene. Quindi, solo per finire questa analogia, no, di Giove protettore e Giove stimolatore, ogni tanto Giove cosa fa? Ci tira un sasso e sta a vedere se siamo in grado di difenderci, o perlomeno di acchiapparlo, oppure ci facciamo sterminare, come è successo al primo esperimento di vita organizzata, diciamo così, che c'è stato sul pianeta, che è quello dei grandi sauri. Evidentemente degli animali che, date le loro dimensioni, non potevano ancora raggiungere quello che io chiamo la massa critica per poter tentare il balzo verso le stelle. Quindi il numero di intelligenza è sufficiente a generare questa spinta. Inoltre, considerando quello che mangiavano, sostanzialmente rami, quindi legno, possono aver generato un effetto serra di dimensioni molto importanti, e quindi potrebbe anche non esserci stato bisogno dell'asteroide per far finire l'esperimento dei dinosauri. Voglio dire, potrebbe essere stato un enorme cambiamento climatico che ha causato un inverno nucleare, tipo un inverno nucleare, e quindi ha fatto estinguere tutta la vita, o quasi, che c'era sulla Terra. Quindi è interessante questo avvicendamento che si sviluppa nel sistema solare. Sul terzo pianeta del nostro sistema solare si sviluppa la vita cresce, evolve, ci sono degli esperimenti, che la natura funziona così, funziona per esperimenti, fallimenti e ci riprova. Esperimenti che falliscono, specie che muoiono, altre che subentrano e provano a loro volta a imboccare la strada della crescita. Il sistema geolunare è ancora una volta una cosa simile, perché noi abbiamo la Terra,
abbiamo la Luna, scusate, abbiamo la Terra, abbiamo la Luna, abbiamo i punti di Lagrange, le 4 e le 5, ce ne sono anche altri, le 2, le 1 e le 3 che sono però meno stabili, più stabili sono le 4 e le 5, abbiamo gli asteroidi vicini e quindi diciamo che è un altro uovo più interno che ha un liquido amniotico anche lui per la crescita, che sono gli asteroidi più interni. Ovviamente la ragione che tutto, diciamo, quello che ci tiene in vita e fa sì che si sia evoluta la vita e continui a crescere, eccetera, eccetera, è quella cosa lì, quella fornace nucleare che c'è nel mezzo del sistema nucleare, del sistema solare, e che è il nostro Sole, la nostra stella. Allora, la vita è, come abbiamo visto, nata e cresciuta sul nostro pianeta, si è sviluppata nei millenni, fino ad arrivare, diciamo, alle epoche più recenti, in cui siamo passati da pochi milioni, qui nell'era semi-nomade, crescendo a un centinaio di milioni qui nell'era dei metalli, per poi crescere fino alla rivoluzione scientifica industriale degli ultimi due secoli, che ha causato la nostra crescita fino ai livelli attuali, che qui, vabbè, questa figura è del 2009, quindi parlava di 7 miliardi, 7 mila milioni, cioè 7 miliardi, oggi siamo quasi 8. Ok, cosa succede quindi? Com'è che funziona la vita? La vita, diciamo che procede per crisi. C'è una crisi, la crisi comporta chiaramente dei rischi, delle grosse minacce, comporta anche però, diciamo, quella che Crafterich chiamava l'industrializzazione della vita. Nel primo caso la vita decide di uscire dal mare, evidentemente in qualche modo era costretta a questo passo, e quindi dalla crisi nasce l'evoluzione e quindi poi la nuova crescita. A un certo punto nasce la vita intelligente, nasce la civiltà culturale col passaggio dal paleolitico al neolitico, perché con il fino al paleolitico le civiltà, diciamo le comunità erano delle comunità nomadi di caccia e raccolta, non c'era la coltivazione, non c'era l'agricoltura, e quindi era ancora una società preculturale, chiamiamola così. Con il neolitico l'uomo comincia a coltivare la terra e si incammina lungo la strada della crescita culturale, e lì comincia le gioie e i dolori, perché comincia chiaramente il grande sviluppo della nostra civiltà, ma con lo svilupparsi della civiltà, delle tecnologie e così via, si sviluppano anche i problemi, perché cresciamo di numero, crescendo di numero cresce il bisogno di procurare cibo e tutto il resto, e quindi si arriva a delle nuove crisi, no? Ogni crisi è quasi sempre perché il mondo diventa piccolo e quindi qualcuno dice: ah, ma bisogna fare qualcosa, e quindi vanno fuori, no? Gli esploratori scoprono l'America, altri scoprono delle tecnologie che permettono l'avanzamento e così via. E a quell'epoca, nel 1400, si scoprì il cosiddetto Nuovo Mondo. E da lì ebbe inizio il Rinascimento, ebbe inizio l'era della ricerca scientifica con Leonardo da Vinci, con Galileo Galilei e così via. E poi, a partire dalla fine del 1700, la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale ci porta, come abbiamo visto nella slide precedente, ad una crescita senza precedenti. Perché? Perché abbiamo chiaramente, la rivoluzione industriale ci ha dato tutto quello che abbiamo noi oggi, quindi l'istruzione a livello di massa, la sanità, più o meno gratuita o no, comunque sia sanità disponibile per tutti, per tanti, gli elettrodomestici, la liberazione del tempo, no? Che le nostre nonne ancora andavano a lavare i panni nel fiume, no? Cioè, la sera si accendevano il lumino a petrolio, non avevano certo le cose che abbiamo noi oggi, la televisione, internet e tutto il resto. Ecco, questa grande crescita alla fine arriva a
diciamo, io dico, a vedere, a toccare le sbarre della gabbia, nel senso che comunque è una crescita che si sviluppa in un mondo chiuso, che fino a qualche secolo fa era ancora un mondo molto grande, quindi non si aveva l'immediata percezione che si andava a sbattere. Oggi questa percezione c'è, anche perché abbiamo problematiche, diciamo, piuttosto pesanti, sia a livello di risorse che vengono a mancare, che scarseggiano, diciamo così, sia a livello ambientale, con tutto quello che sappiamo, i guai diciamo, causati dall'inquinamento e così via. Ok, si potrebbe parlare tanto di questo, ma preferisco procedere. Allora, questa è una curva che fa vedere la crescita economica negli anni, diciamo in conseguenza proporzionalmente agli vari avanzamenti tecnologici, quindi il tessile, le ferrovie, l'automotive, la produzione di massa e l'informatica. Allora, Isaac Asimov nel 1980, dunque Isaac Asimov era uno scrittore di fantascienza che non ha scritto solo fantascienza, ha scritto anche diciamo trattati scientifici e filosofici, e lui nell'80, in questo discorso che fece alla Rutgers University, dice: chi vede l'industrializzazione come fonte di problemi di inquinamento, di profanazione della superficie terrestre, in genere si augura che ci si arrenda. Ma questo è qualcosa che non possiamo fare. Stiamo tenendo la tigre per la coda. Abbiamo 4,5 miliardi di persone, quindi questo era nell'80, più o meno la metà un po' più della metà di quelli che siamo adesso, sulla Terra. Se non siamo industrializzati e tecnologicamente avanzati, non potremo sostenere tale grande numero di persone. Quindi l'idea vincente non è quella di sbarazzarci dell'industrializzazione, bensì di spostarla da qualche altra parte. Quando saremo in grado di spostare le industrie poche migliaia di miglia nello spazio, le avremo ancora, ma non sulla Terra. La Terra potrà quindi diventare un mondo di parchi, fattorie, di natura selvaggia, senza rinunciare ai vantaggi dell'industrializzazione. Allora, teniamo presente questo concetto perché Isaac Asimov purtroppo ci ha lasciati ormai qualche anno fa, ma c'è chi oggi lo porta avanti e cerca di trasformarlo in realtà. Carl Sagan, che era un altro diciamo pensatore importante dal punto di vista diciamo del guardare in alto, no? Del non limitarsi a guardare i propri piedi, scrive nel 94: dal momento che a lungo andare ogni civiltà planetaria sarà messa in pericolo da impatti dallo spazio, ogni civiltà per sopravvivere è obbligata a diventare una civiltà spaziale. Non tanto per un romantico spirito di esplorazione, ma per il motivo più pratico che si possa immaginare: restare in vita. Se la nostra sopravvivenza a lungo termine è in gioco, abbiamo la responsabilità fondamentale per la nostra specie di avventurarci verso altri mondi. Ecco perché io scrivo che è una questione morale l'espansione della civiltà nello spazio, e Carl Sagan era d'accordo su questo concetto. Allora, quella che vediamo qui è più o meno l'evoluzione a partire dagli anni 40, quando la V2 di Wernher von Braun, sviluppata sotto il regime nazista, volò per la prima volta nello spazio, quindi fu il primo razzo che lascia l'atmosfera terrestre, diciamo così, per arrivare agli Sputnik, a Vostok con il volo di Yuri Gagarin, alla missione Apollo sulla Luna, quindi lo shuttle che ha, diciamo, coperto più o meno 25 anni di viaggi tra la Terra e la Stazione Spaziale Internazionale, l'Ariane, che è un vettore invece europeo, la Mir, che è stata la prima stazione spaziale, diciamo, abitata per parecchi anni, l'International Space Station, e poi ci sono delle sonde verso lo spazio profondo, la missione Rosetta, che è andata a campionare una cometa, e ci sono i primi, diciamo,
primi tentativi di turismo spaziale con la Virgin Galactic Spaceship 2, che dovrebbe forse quest'anno cominciare i primi voli suborbitali commerciali. Ci sono diciamo delle idee, delle tecnologie non ancora messe in pratica, però diciamo pronte per costruire sulla Luna. Ci sono progetti di hotel spaziali, un po' sulla falsariga, se ricordate, di Odissea 2001 di Stanley Kubrick. E ci sono delle idee di insediamenti nei punti di Lagrange di cui parlavo prima, e ovviamente poi di astronavi interplanetarie tipo quelle che sta costruendo Elon Musk per Marte. Allora, qui introduciamo un concetto. Per espandere l'androsfera, perché è diciamo il discorso quello che porterà veramente un beneficio enorme a tutti i livelli alla civiltà, è quello di espandersi, quindi di espandere la civiltà nello spazio, che non è semplicemente l'esplorazione viene fatta da astronauti addestrati che sopportano 4,5 Mach di accelerazione durante il decollo, che hanno diciamo una certa, come dire, resistenza, sono addestrati, quindi arrivare a 5-6 mesi in assenza di gravità causa sì dei problemi, ma poi dopo tornano a terra, e Parmitano è rientrato proprio ieri, l'altro ieri, e adesso sì, dovrà sopportare un paio di mesi di riabilitazione, come era successo a Samantha Cristoforetti e gli altri. Allora, l'esplorazione fino adesso si è condotta appunto con permanenze nello spazio di qualche mese, di 5-6 mesi al massimo, con diciamo accelerazioni piuttosto pesanti e rientri in atmosfera anche pericolosi, perché comunque non dimentichiamo che già lo shuttle era pericoloso, saltati due di Space Shuttle, se vi ricordate, su 5, e uno dei due proprio rientrando in atmosfera perché si era staccato una piastrella dell'isolante, e quindi questo ha causato la distruzione. Le Soyuz con cui si vola fino ad oggi, adesso forse quest'anno cominceranno a volare la Crew Dragon di SpaceX e l'altra della Boeing, e quindi ci saranno diciamo delle macchine di nuovo un po' più moderne. Adesso sono ancora praticamente quelle di 50 anni fa, con cui, 60 anni fa, con cui ha volato Gagarin. Quindi immaginatevi una scatoletta di sardine, vabbè, facciamo perdere. Allora, il discorso qual è? Se noi vogliamo veramente andare a colonizzare lo spazio, dobbiamo pensare a delle tecnologie, delle metodologie che permettano a dei civili non addestrati di volare e vivere nello spazio per tanto tempo. Questo vuol dire che dobbiamo avere delle macchine a bassa accelerazione, come fosse un aereo, dobbiamo avere diciamo modalità di rientro in atmosfera sicure, dobbiamo avere gravità artificiale, quindi degli habitat in orbita o nei punti di Lagrange, diciamo, con strutture, grandi infrastrutture rotanti, e avere la protezione dalle radiazioni cosmiche, perché questi sono i problemi principali. Se vogliamo avere un'espansione civile nello spazio, dobbiamo pensare a questi problemi. L'Italia lo può fare, e qualcosa sta già anche facendo, però a mio modo di vedere bisogna che ci sia una priorità molto maggiore su queste cose, quindi anche problema politico, non solo filosofico, cioè ovviamente tutti i problemi filosofici si traducono poi in politica, oppure non hanno seguito, evidentemente. Vabbè, questo è quello che... E non ultimo gli ambienti verdi negli habitat, perché se devo starci degli anni io non voglio stare in una scatola metallica e non avere diciamo delle piante, della vegetazione, le cose a cui siamo abituati, perché ne risentiremo non solo nella salute ma anche nella psicologia sicuramente, quindi daremo di matto molto più velocemente. Allora, un po' di storia. Questo era uno spazio plano che nel 99 ha fatto 200 voli ad altezza suborbitale, quindi era chiaramente uno spazio plano militare della NASA,
che aveva lo stesso concetto che ha oggi la Spaceship 2, quindi veniva portato in quota a 30 km di altezza da un bombardiere e poi si staccava, accendeva il motore razzo e andava su. Vabbè, ci sarebbero da fare tante considerazioni sul perché fu abbandonato. Chiaramente era, cioè, non c'era niente che si buttasse via, perché l'aereo poi ritornava a terra, il bombardiere anche, quindi non si buttava via niente. Invece poi noi per 40 anni abbiamo usato i cosiddetti razzi spendibili, che ogni volta si buttava via un motore o più di uno. Questo è Spaceship 2 di Virgin Galactic, cui accennavo prima. Questo è Dream Chaser, che è un altro prototipo che però è vicino a, ha già fatto diversi test, quindi potrebbe cominciare a volare abbastanza presto, che è un orbitale tipo shuttle più o meno, un po' più piccolo. Questo invece è un concetto a decollo verticale fatto da, in Giappone, Kankomaru. Sempre un veicolo per portare turisti, quindi passeggeri civili. E questo è veramente innovativo, perché questo è lo Skylon inglese, i cui test cominceranno quest'anno, perlomeno le parti, non tutto il velivolo integrato, però questo oggetto qui è capace di decollare da terra, andare in orbita e tornare a terra, quindi per la prima volta una macchina sola, non single stage, vuol dire un singolo stadio. Ovviamente deve avere un motore ibrido che è capace di funzionare in atmosfera, quindi come fosse un normale motore a reazione, e poi quando esce dall'atmosfera invece funzionare come un motore a razzo. Ma arriviamo a SpaceX, perché la vera rivoluzione l'ha cominciata SpaceX nel 2015, perché Elon Musk che cosa ha detto? Allora, Elon Musk è quell'altro pazzo visionario sudafricano che ha inventato PayPal, l'ha fatta crescere e quando è stata bella redditizia l'ha venduta e tutto quello che ha ricavato l'ha investito per fondare SpaceX nei primi anni 2000. Elon Musk ha detto, va bene, non siamo ancora capaci di fare un single stage to orbit, cioè una macchina sola che parte da terra, va in orbita e ritorna a terra. Bene, cosa ha fatto Colombo quando voleva dimostrare le sue cose? Ha preso un uovo, l'ha schiacciato per far vedere che si poteva far stare in piedi. Elon Musk ha detto, ha fatto la stessa cosa, dice io recupero il primo stadio. Quindi non butto più via un sacco di motori ogni volta che devo lanciare un satellite, recupero il primo stadio e lo riuso almeno 40 volte, 30 o 40 volte. In questo modo abbatto il costo, perché abbattere il costo del trasporto terra-orbita è il primo passo. Poi ci sono tutti quegli altri che ho detto prima, quindi la bassa accelerazione, la difesa dalle radiazioni, eccetera. Però se non abbattiamo il costo siamo sempre, voglio dire, fino a prima dei riutilizzabili, un lancio di un satellite era capace di costare 800-900 milioni. Un viaggio dello shuttle costava 500 milioni ogni volta. Lo shuttle era sì riutilizzabile, la navetta, ma tutti i booster che aveva non erano riutilizzabili per niente. Aveva 3 o 4 razzi ausiliari che gli facevano da primo stadio per portarlo fino a un certo punto. Ok, insediamento lunare. Queste immagini sono famose, virali, quindi può darsi che magari le abbiate viste. E in questo ci ha messo lo zampino anche il mio amico Enrico Dini, che è un toscano, maledetto, un pisano, che si è inventato già nei primi anni 2000 il concetto di 3D printing per edilizia. Quindi lui ha realizzato un grosso plotter, 6 metri per 6, poi stende uno strato di sabbia e con i pennini, come fosse un plotter che disegna, lascia andare un additivo chimico coagulante che impregna la sabbia e quindi la fa diventare solida. Con questo sistema lui ha già fatto uno studio nel 2010, se non sbaglio, per l'ESA, costruendo proprio un pezzo di muro che andrebbe con un simulante della regolite lunare. La regolite è una sabbia che si trova sulla Luna e che è particolarmente
diciamo, indicata per tante cose, oltre a contenere ossigeno, elio 3 che è molto interessante e tutto il resto. Questi sono, vabbè, gli interni di questa cosa. Enrico ha fatto questa cosa insieme, in collaborazione con Norman Foster, che è un architetto di fama internazionale, viene chiamato Archistar, e altre aziende. Norman Foster poi ha partecipato a una gara della NASA per degli habitat marziani e l'ha anche vinta, e questo è un rendering, diciamo, di queste cose. Ci sono delle aziende che pensano a fare dell'estrazione mineraria sugli asteroidi. Gli asteroidi, va detto così en passant, una cosa abbastanza importante, che sono praticamente degli agglomerati di materie prime allo stato quasi puro. Perché? Perché non avendo avuto la compressione che hanno i materiali minerali sui pianeti, dove c'è la forte attrazione gravitazionale e quindi vengono compressi, praticamente non so, il ferro piuttosto che altri minerali sugli asteroidi si trovano in uno stato quasi puro, quindi è una, diciamo, un'ulteriore ricchezza, perché non ho neanche bisogno di tutto il processo di lavorazione di cui invece ho bisogno sulla Terra per estrarre dai minerali grezzi, per estrarre il ferro, l'oro e tutto il resto. E tra l'altro ci sono degli asteroidi che sono composti quasi esclusivamente di minerali rari e preziosi come oro, titanio e così via. Vabbè, questa è una raffigurazione di fantasia del nuovo mondo, dove c'è la cintura degli asteroidi e tutto il resto. Ecco, allora, venendo ai problemi ambientali, perché già negli anni 70, quando Kraft-Ericke, voi direte chi era Kraft-Ericke? Allora, Kraft-Ericke era un collaboratore di Wernher von Braun, e quindi Wernher von Braun era quel tedesco di cui ho parlato già prima a proposito della V2, che finita la seconda guerra mondiale venne portato, lui e tutta la sua equipe, negli Stati Uniti, e furono i fondatori della NASA in pratica. Allora, Ericke era non solo uno scienziato di primo ordine, ma anche ha scritto molto anche di filosofia, in particolare una raccolta di saggi che è stata finalmente anche edita qualche anno fa e messa in commercio, solo in inglese purtroppo, intitolata L'imperativo extraterrestre, in cui discute proprio anche lui dal punto di vista etico l'obbligo che la nostra specie ha di espandersi. E lui afferma questo nel 71, pensate un po', prima ancora che Aurelio Peccei e il suo club di Roma parlassero dei limiti dello sviluppo e tutto il resto. Una delle affermazioni più irresponsabili, ripetute a pappagallo fino alla nausea, da quando la preoccupazione razionale per il nostro ambiente esplosa in una sindrome emotiva, definisce l'uomo come l'unico animale che imbratta il proprio nido. Ogni animale sporca il suo nido con i prodotti del suo metabolismo, se è incapace di uscirne. La tecnologia spaziale ci dà per la prima volta la libertà di lasciare il nostro nido, almeno per certe funzioni, al fine di non sporcarlo. Quindi qua lui già introduce un concetto che è molto attuale ai giorni nostri, no? Quando discutiamo di cosa fare per, tra virgolette, salvare il pianeta, e quindi arriviamo a concludere che dobbiamo decrescere. No, Ericke ci dice un'altra cosa, attenzione, la soluzione è andare fuori e non decrescere per salvare la natura. È certo che noi, finché stiamo qua e siamo così tanti, non possiamo per rovinare altri pianeti, magari. Rovinare altri pianeti, ma magari qualcosa abbiamo imparato, no? Spero. Spero. Secondo me è un'affermazione provocatoria, scusi se mi permette. Sì, no, ma guarda, questa obiezione mi viene fatta tutte le volte, quindi non mi sorprende. È un po' provocatoria questa affermazione. È perché, diciamo che c'è stata da ormai 30 anni a questa parte, la tendenza a vedere l'uomo come un infestante, un parassita del nostro pianeta,
e non invece, come vedo io, la vita intelligente come la, diciamo, la punta di diamante della natura, dell'evoluzione. Perché, dicevo, la natura procede per errori, ritentativi, fallimenti e così via. Perché mai nella natura, e questi, su questo discutono gli, diciamo, i filosofi evoluzionisti, no? Vabbè, c'è chi crede che siamo stati creati, che la vita sia stata originata da Dio, e altri che pensano che sia l'evoluzione. Vabbè, ma in tutti e due i casi, che sia una o l'altra cosa, non siamo obbligati, anche perché è difficile da andare a dirimere questa dicotomia. Comunque, in tutti e due i casi ci sarà pure uno scopo, no? Del nostro evolverci, arrivare ad avere un'intelligenza, arrivare a, diciamo, a sviluppare una tecnologia. Pensiamo per esempio che se il pianeta fosse un essere vivente, come disse Lovelock, se non sbaglio, la teoria di Gaia, quali possibilità avrebbe di riprodursi se non evolvendo una specie intelligente e tecnologica che possa portare i semi fuori? Cioè tutte la quercia, per esempio, no? La quercia fa un seme che ha un'elica, come un elicottero, perché viene presa dal vento. Se il seme cadesse sotto la quercia, sotto l'ombra della quercia, non potrebbe svilupparsi. Invece deve essere portato dal vento altrove per potersi sviluppare. Perché lei vede l'uomo al centro del sistema, al centro dell'universo? Io non sono così convinto che l'uomo sia al centro di questa evoluzione. Vuole che le dica la mia? Sì. Non è così importante, secondo me, se siamo al centro o non il centro. Io comunque so che sono un essere intelligente, senziente, autoconsapevole, no? E guardando il sistema solare, in cui, per quello che ne sappiamo, perlomeno dove siamo arrivati perlomeno con delle macchine, o sulla Luna, dove abbiamo fatto due passi e siamo tornati indietro, di vita non ce n'è, proprio nel modo più totale. Si vagheggia che sulle lune di Giove, magari negli oceani di Europa piuttosto che di Io, ci possa essere qualche organismo vivente, ma sono anche curioso di andare a vedere, per dire, no? Però comunque sia, non lo sappiamo. Il sistema solare, per quello che ne possiamo capire oggi, è completamente privo di vita, e quindi cosa ci impedisce di uscire e andare a costruire dei giardini? A costruire? Nulla ci impedisce. Ok, quindi allora il discorso è questo. Se noi siamo arrivati oggi e ci sentiamo così in colpa per essere cresciuti tanto in un ambiente chiuso, no? E aver quindi causato tanti guai, estinzione di tante specie, animali, eccetera, eccetera, se ci sentiamo così in colpa e decidiamo che dobbiamo espiare smettendola, basta, non cresciamo più, vabbè, è una scelta. Invece, se pensiamo che la nostra unica colpa è quella di essere in ritardo di 50 o 60 anni sull'andare fuori, perché comunque, se, voglio dire, l'esperienza l'abbiamo fatta di cosa vuol dire l'inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Le tecnologie le abbiamo anche evolute per inquinare meno, per essere più, diciamo, più parsimoniosi e tutto il resto. Adesso cosa facciamo? Andiamo fuori inebriati dal grande spazio che c'è, dalla stragrande abbondanza di risorse, e ci dimentichiamo tutto quello che abbiamo imparato? No. Cioè, bisogna portarci dietro il nostro patrimonio di esperienza. Bisognerebbe. Ma l'uomo insegna che non è così. Tuttavia, ma non è così. Allora, l'uomo insegna che dei suoi errori non impara mai nulla. Non è vero. Questo me lo dice la storia, non lo dico io. Allora, la storia ci dice che per esempio oggi la guerra non è più un valore, perlomeno dal punto di vista culturale. Mentre 50 o 60 anni fa c'era ancora tutta la prosopopea, la retorica della guerra, la conquista, l'eroe, oggi tutto questo non passa più. Cioè, non è così, perché ci sono tutte queste guerre? Non c'è più la retorica, ma c'è una retorica molto più fittizia, molto più sommersa. Allora, sto parlando del mondo cosiddetto post-industriale avanzato, tra virgolette, perché poi è avanzato per modo di dire. Comunque sia, diciamo che degli avanzamenti comunque culturali, etici, ci sono stati.
ed è stata proprio la civiltà industriale che ha portato questi avanzamenti, perché dappertutto dove c'è stata la dignità portata dal lavoro, dal fatto di non avere più il terrore di non riuscire a dare da mangiare i miei figli, cosa che invece in tanta parte del mondo ancora c'è, e quindi ecco che i conflitti continuano. E quindi dappertutto dove c'è stato l'avanzamento industriale c'è stata una crescita culturale. Vogliamo buttarla via perché non abbiamo fiducia nella nostra capacità di imparare dalla storia? Noi dovremmo imparare dalla storia, sennò siamo finiti. Siamo finiti comunque, perché il discorso di rannicchiarci e rinchiuderci e non uscire, comunque la civiltà implode, anche peggio. Infatti scoppierà tutto. È questo che vogliamo? Cioè, pensiamo che l'umanità se lo meriti? Ma secondo me sì. No, secondo mi me rifiuto. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Mi rifiuto. Se esplode tutto, va bene così. Non va bene così, non va bene per niente, perché cioè, si perde Mozart, si perde la bellezza, si perde l'arte. L'arte eterna non si perde, no. La sentiremo anche dallo spazio. No. Comunque, vabbè, lo so che c'è questa discussione, non è che non ne sono al corrente, e sono pronto a ribattere anche fino a domani mattina. Però voglio dire, qui stiamo parlando di essere umanisti o di non esserlo, alla fine, no? Cioè stiamo parlando di umanismo. Se siamo umanisti, crediamo nel destino e nella responsabilità della nostra specie, perché siamo l'unica specie per ora che può parlare di morale, perché siamo in grado di ragionare e capire cosa vuol dire morale. Tutte le specie animali, anche le più intelligenti, non hanno questa capacità. Quindi io sono responsabile anche nei loro confronti, perché sono senzienti e possono... A me piace il concetto buddista, della compassione buddista, non quella cristiana. Quella cristiana fa schifo. Che è la pietà, la no? Pietà, cioè, la pietà per i poveretti. Il va bene. Per gli altri. Ma voglio dire... va bene, ma non è sufficiente. A me piace il concetto buddista della compassione per tutti i viventi senzienti. Qualsiasi organismo che provi sofferenza... importa sofferenza anche a me, questo è il punto. E quindi, come dice il Dalai Lama, siccome l'obiettivo è eliminare la sofferenza il più possibile, no? Io lo faccio mio questo obiettivo, e quindi capisco la mia responsabilità, e qui vado un po' oltre il buddismo, perché tanti miei amici buddisti mettono le specie animali sullo stesso piano dell'uomo, come se fossimo, diciamo, pari diritti, pari responsabilità, eccetera. Io invece dico che da umanista, che ho fatto mio il concetto di compassione, però dico anche che ho una responsabilità che altri non possono avere, e quindi io posso ragionare di morale, di etica, e quindi devo pormi i problemi. Come faccio per liberare un pochino questo mondo dalla pressione antropica? Dobbiamo espanderci, non ci sono altre soluzioni, oppure rassegnarci a morire. Ma voglio dire, morire. Allora, questi due signori, che riconoscete anche senza che vi dica i nomi, sono Jeff Bezos e Elon Musk, sono due che si sono posti questo problema. Vi ricorderete il primo lancio del Falcon Heavy, che è un grosso lanciatore, che aveva una Tesla, no, nella parte del carico utile. E quando è stata aperta la conchiglia del carico utile, adesso quella Tesla con sul il manichino è, credo, dalle parti, penso che abbia passato l'orbita di Marte, sia in viaggio verso gli asteroidi o qualcosa del genere. Questo è il Falcon Heavy, che è credo più grosso lanciatore, più grosso dell'Atlas, adesso non ricordo bene i vari confronti. E ne parlavo già prima, la cosa interessante di SpaceX è che fa rientrare i primi, quelli sono i due primi stadi di quello che abbiamo visto prima. Dov'era? Non vedo più, eccolo qua. Sono in pratica questi due oggetti qua che stanno rientrando a terra sui loro razzi. Ecco, qui Kraft Erika ne dice un'altra, che suona abbastanza... Adesso non ho riportato qua le citazioni del Dalai Lama che ho messo nel libro, che ci sono pure,
però suona abbastanza in consonanza, e dice: pur essendo la civiltà molto più di un elevato tenore di vita materiale, tuttavia si basa sull'abbondanza materiale. La civiltà non prospera in condizioni di estrema povertà o in un clima di rassegnazione e disperazione. Pertanto, gli obiettivi finali di esplorazione del sistema solare sono obiettivi sociali, nel senso che riguardano o sono dettati da esigenze umane presenti e future. Quindi cosa dice qua Crafteri? Che dice che se noi accediamo a una piattaforma di risorse materiali molto ampia, che finalmente, diciamo, ci dia la sensazione che possiamo tirare il fiato, ce n'è per tutti, no? Per tanti, per svilupparsi, i problemi sociali piano piano si mitigano, si riducono. Perché? Perché si riduce la paura sociale e quindi si riduce anche la disponibilità delle persone ad andare dietro al primo mafioso che gli dice: non ti preoccupare, ci penso io, no? Vienimi dietro, poi però ti do in mano una pistola e ti dice di andare a sparare a qualcuno. Quindi, ok, le risorse, no? Come questione importante, risorse materiali. Allora, Jeff Bezos è uno che ha un patrimonio stimato intorno ai 135 miliardi di dollari e che guadagna un dollaro ogni 1,6 millisecondi. Allora, questo signore qua investe tutto il suo patrimonio nella Blue Origin, che è l'azienda spaziale che lui ha fondato accanto ad Amazon. E voglio dire, ok, questo è il New Glenn, non ha ancora volato ma volerà presto, è un altro lanciatore piuttosto corposo, perché il suo obiettivo è quello di industrializzare la Luna, industrializzare lo spazio geolunare, quindi spostare, quello che diceva Asimov, spostare l'industria nello spazio e permettere alla Terra di diventare un bel giardino. Freeman Dyson, che era un altro che ha ragionato su questi, un altro filosofo che ha ragionato su queste cose, dice che ci sono tre ragioni per le quali, a prescindere da considerazioni scientifiche, l'umanità ha bisogno di viaggiare nello spazio. La prima ragione è lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo bisogno di trasferire i processi industriali nello spazio in modo che la Terra possa rimanere un luogo verde e piacevole per i nostri nipoti. La seconda ragione è di fuggire all'impoverimento delle risorse materiali. Le risorse di questo pianeta sono finite e noi non dobbiamo rinunciare all'abbondanza di energia solare, di minerali e di spazio vitale che ci circondano. La terza ragione è la nostra necessità spirituale di una frontiera aperta. Allora, quelle che vedete qua sono immagini tratte dal film Elysium, che dopo c'è anche un piccolo videoclip. E questo era Gerard O'Neill, quello che ha disegnato questa cosa qua nel 1970, che è praticamente l'anticipazione da cui è stato tratto il concetto del film Elysium che facevo vedere prima. Ecco, questo, anche questo è interessante. Arthur Woods e Marco Bernasconi sono due miei amici svizzeri. Anzi, Woods è americano, però vive in Svizzera da tanti anni, e che dice: per gli ambientalisti l'opzione spaziale è la soluzione ambientale definitiva, per i cornucopiani è la soluzione tecnologica a cui si affidano. La cornucopia, sapete che era un vaso magico da cui uscivano ricchezze, no? Nella mitologia. Per la comunità spaziale lo sbocco più ovvio sarebbe l'eventuale esplorazione e insediamento del sistema solare. Per la maggior parte dell'umanità, tuttavia, il vantaggio finale è avere una speranza realistica in un futuro con possibilità di progresso. Se la nostra specie non abbraccerà presto questa unica opportunità con sufficiente impegno, può perdere la sua unica possibilità. L'umanità potrebbe presto essere sopraffatta da una o più delle tante sfide cui si trova di fronte. La finestra di opportunità si sta chiudendo velocemente mano a mano che la popolazione cresce. Il nostro futuro sarà un'era spaziale o una nuova età della pietra. E qui si introduce un concetto secondo me più importante, che è quello della speranza.
in una civiltà alla frutta, come quella che ci stiamo, diciamo, nella vulgata popolare si stiamo immaginando adesso, che deve rassegnarsi a decrescere e possibilmente a scomparire perché è un infestante, ai giovani non stiamo dando nessuna speranza in nessun futuro, perché me la possono raccontare finché vogliono che possiamo cavarcela facendo il Green New Deal e tutte queste cose, che sono anche necessarie ma non sono sufficienti, perché può darsi che arriviamo a... ma non può nemmeno darsi, perché comunque sia, se impariamo a inquinare di meno cresciamo di numero e quindi vanifichiamo comunque quello che abbiamo imparato. Quindi il discorso è che la crescita nel mondo, lo sviluppo sostenibile con cui ci hanno diciamo illusi per tanti anni, non esiste se non al di fuori, se non andando fuori nello spazio, rimanendo chiusi. Lo sviluppo non è sostenibile. E ai giovani non diamo nessuna speranza nel futuro. Se invece si apre il sistema, i problemi non saranno subito, immediatamente, così come con un colpo di bacchetta magica, spariti, no? I problemi ci saranno, e come? Però ci sarà un orizzonte davanti, una speranza, un futuro migliore per cui lavorare. L'idea che i nostri nipoti forse riusciranno a star meglio di come stanno i nostri figli oggi. I nostri figli oggi stanno peggio di come stavamo noi, di quelli della mia generazione. Io ho la speranza che i nipoti magari possano star meglio. Allora, questo è l'ultimo, no, non è l'ultimo ancora, ma è il penultimo. Richard Branson, che è quello che crede nel turismo spaziale e che ha sviluppato Spaceship 2. Questo invece è Robert Bigelow, che è molto meno conosciuto degli altri, però fa delle cose molto interessanti, che sono degli habitat gonfiabili. Ce n'è uno agganciato alla Space Station ormai da un paio d'anni, che viene sperimentato positivamente, e lui ha un progetto di creare in pratica delle Space Station private, che possono diventare degli hotel, degli habitat per andarci a stare anche per poco tempo. Ultimo problema che cito, ma non per importanza, sono i detriti spaziali, perché noi in 50 anni di satellitare, diciamo di economia satellitare, abbiamo riempito l'orbita di 6.000 tonnellate, se non sbaglio, sì, 75 milioni di chili, sì, quindi 75.000 tonnellate di 7.500 tonnellate di ferraglia, che sono un pericolo, perché queste cose si scontrano, creano altri detriti e quindi poi vengono a impattare con invece i satelliti operativi e anche con le astronavi dove c'è gente dentro, e però sono anche una ricchezza, perché sono costate un bel po' a lanciarle, e adesso, se l'unica prospettiva è quella di diciamo il più possibile farli rientrare, bruciare rientrando in orbita, vuol dire che li buttiamo via. Invece una delle cose più diciamo interessanti, redditizie da fare, quando riusciremo appunto a mandare su della gente, dei civili, no? Dei tecnici a lavorare, non più solo degli astronauti, sarà quella proprio di raccoglierli e riutilizzare questo materiale. Stephen Hawking, ve lo ricordate, l'astrofisico che è morto purtroppo l'anno scorso, due anni fa, ha detto più volte in varie interviste che non pensa che la specie umana possa sopravvivere se non si diffonde il prima possibile nello spazio. Ecco, qui vado a concludere. Quello che vedete è un progetto di una struttura tipo quelle di O'Neill che facevo vedere prima, si chiama Gateway, Spaceport Gateway. Questa sarebbe la prima realizzazione, la cosiddetta stazione von Braun, l'hanno chiamata von Braun perché il primo a sviluppare questo concetto è stato lui, comparata come dimensioni alla International Space Station. Voi sapete che la ISS è grande più o meno come un campo di calcio, quindi questo sarebbe
tre volte tanto. E poi, allora, e poi, scusatemi che vado. The Gateway Foundation was formed to build the first spaceport. In order to do that, we must first build a few smaller structures first. One of the most important is the Von Braun Rotating Space Station. This will likely be the first commercial space construction project in history. My name is John Blinko, and I'm president of the Gateway Foundation. Any station design that is not a corporate rotation is almost a waste of time. For short periods of time, a zero-G platform can make sense, but if you have workers there for more than 2 or 3 months, then forget it. Why? You'll understand after I read to you a first-hand account by astronaut Scott Kelly after he returned for 340 days at the International Space Station. Every part of my body hurts. All of my joints and all my muscles are protesting the crushing pressure of gravity. I'm also nauseated, although I haven't thrown up. A crack of light wakes me. Is it morning? No, it's just Amiko coming to bed. I've only slept a couple of hours, but I feel delirious. It's a struggle to come to consciousness. Il fatto su cui si basa tutto questo progetto è niente ha senso nello spazio se non c'è la gravità artificiale. Che è la profonda verità che sarebbe ora di cominciare a... l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa. Sì, cioè che gruppi ci sono? Sono degli umanisti che pensano all'evoluzione e non alla spedizione. Chi caccia i soldi invece chi sono? Beh, chi caccia i soldi? Allora, Elon Musk e Jeff Bezos e Branson e Bigelow che ho fatto vedere prima, i soldi se li sono fatti con la loro attività imprenditoriale. E poi chiaramente tutto dipende da quanti ci credono e ce ne mettono degli altri, e questo lo stanno facendo perché... E perché scopi li mettono anche? Ma è ovvio, cioè, voglio dire, alla fine il profitto è ancora quello che ci fa andare avanti, non abbiamo un altro motore di sviluppo fino ad oggi, e il mercato è quello, a che ci piaccia o no, non siamo ancora riusciti a sostituirlo. Dovrei arrivare alla fine, ecco, per far vedere questo. Questa è un'immagine del... possibile
che potrebbe diciamo, rappresentare entro il 2050 una diciamo, inizio di espansione del sistema geolunare, quindi con delle grosse infrastrutture nei punti di Lagrange, con hotel in orbita sulla Luna e così via, e varie attività industriali anche, perché stazioni di rifornimento, refueling, diciamo, tutta una serie di cose. Posso fare una domanda? Certo. Visto che sono in avanti in materia, perché sui punti di Lagrange è possibile fare delle infrastrutture? Che cosa c'è in quei punti? C'è stabilità? Sì, perché c'è l'attrazione gravitazionale, nel caso della Terra e della Luna, che si equivalgono, si bilanciano. E quindi se io metto qualcosa lì, sta lì. Ah. Senza bisogno di correzione d'assetto. Perché tutto quello che mettiamo in orbita, per esempio, ha sempre bisogno di dargli qualche spintarella ogni tanto, perché se no l'orbita decade e piano piano rientra nell'atmosfera. E quindi quello, una volta parcheggiato lì, rimane in orbita e segue quell'orbita lì. Esatto. Okay. Una volta messo lì, quindi sono i punti, diciamo, migliori per andare a fare un qualche cosa di diciamo di stabile. Oh. Questo è il discorso. Bene. Io avrei finito, anche stavolta mi sono dimenticato di procurarmi l'acqua e quindi non ce la faccio più. E se avete qualche altra domanda o cosa, o discussione, prego. Molto interessante. Fa piacere. Credo che abbiano alcune copie del mio libro di sopra, se lo volete prendere. Mm-hmm. Allora chiudiamo qua. Lei vuole dire ancora qualcosa?